Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! In questi giorni è stato annunciato, tra i vari video usciti sui canali YouTube delle varie nazioni, che GameStop distribuirà un Salazzol apparentemente normale dal 18 agosto. Moltissimi si aspettavano perlomeno che ci fosse un evento decente, un Pokémon in dono segreto, in ogni caso un leggendario, qualcosa di seriamente importante, e invece Game Freak ha optato per distribuire questo Salazzol normalissimo, che non ha praticamente nulla di speciale, se non forse qualche particolare mossa uovo, che però sicuramente non fa neanche valere più di tanto la pena di prendere la macchina e di farsi 15 minuti per andare al GameStop sprecando pure la benzina. Per questo motivo la community, soprattutto sotto i video dedicati a questo Salazzol, è insorta reclamando news di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna e accusando Game Freak di essere ubriaca e robe del genere. Ma ragazzi, oggi volevo parlarvi un po' più nel dettaglio di questo evento apparentemente senza senso, dato che comunque non si tratta di un Pokémon così difficile da ottenere e l'unica caratteristica interessante che ha è che è buono per il competitive. Ma insomma ragazzi, i Pokémon per il competitive ce li hanno in moltissimi e ce li si costruisce. Non serve di certo che arrivi Nintendo a darvi un Salazzol evento. E allora perché mai potrebbe averlo rivelato così? Perché mai potrebbe aver dato a GameStop la possibilità di distribuire un Pokémon che sostanzialmente nessuno si cagherà, o comunque in pochissimi saranno interessati adesso? Ragazzi, qualche mese fa, per la precisione il 5 maggio, venne caricato sui vari canali Pokémon un video molto molto simile a quello che abbiamo visto per Salazzol. In questo caso però ovviamente non si trattava del Pokémon Lucertola di settima generazione, ma di un altro Pokémon di Alola, ossia ragazzi, Lycanroc forma mezzanotte. Anche in quel caso ci furono tantissime proteste da parte dei vari fan, che si aspettavano probabilmente il dono segreto che uscì in Giappone, ossia un Tapu Koko Shiny, per poi ritrovarsi con un semplicissimo Lycanroc forma mezzanotte, che di speciale aveva sicuramente ben poco, se non una Life Orb, che in Pokémon Sole e Pokémon Luna è tipo inottenibile però. Però a parte quello, per l'appunto non aveva nulla di particolare questo Pokémon. Poi ragazzi, però, è stato annunciato Lycanroc forma crepuscolo. E adesso io mi chiedo, è possibile che l'annuncio di questo particolare evento tenuto da GameStop per quanto riguarda Salazzol possa essere, diciamo, premonitore, come lo è stato quello di Lycanroc, per una nuova forma di Salazzol? Del resto ragazzi, è un Pokémon che si presta. Salandit è un Pokémon che si presta ad avere una seconda forma, perché, lo saprete tutti ma lo specifico, l'evoluzione di Salandit, ossia Salazzol, è un po' come un Vespiquen per combi, ossia si evolve solo dalla femmina, il maschio praticamente non ha evoluzioni. Questa fantomatica evoluzione era già vociferata da tantissimo tempo all'interno della community, esistono tantissimi fakemon che la ritraggono e in moltissimi si aspettano, diciamo, comunque vorrebbero un'evoluzione, diciamo, di sesso maschile all'interno del gioco, perché comunque sarebbe interessante. Del resto noi sappiamo che Nintendo ha rivelato che ci saranno nuove forme, ma non ha specificato quali nuove forme. Potrebbero essere forme Alola, come potrebbero essere, come nel caso di Lycanroc, letteralmente delle forme diverse del Pokémon. Quindi ragazzi, nonostante noi abbiamo un caso prima di Salazzol, ossia quello di Vespi, quindi un Pokémon che si evolve solo dalla femmina e il maschio rimane invariato, questa particolare notizia e questo evento potrebbero in un qualche modo essere indicativi. Ora io vi chiedo, pensate che questo evento per l'appunto sia un messaggio, o comunque sia una profezia fra tante virgolette, della prossima forma di Salandit maschile? Oppure credete che sia semplicemente un caso, una coincidenza, o avete altre spiegazioni per riuscire a dare una motivazione a questo evento e credete che semplicemente Salazzol, Salandit, linea evolutiva compresa, tutto quanto, siano una sorta di, fra tante virgolette, remake
di Vespi qui nei combi? Fatemelo sapere qui sotto in un commento perché sono molto interessato a fare un confronto con tutti voi per vedere se in questo caso possiamo davvero dire che potrebbe esserci una nuova forma all'interno di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. E nulla, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Mi raccomando, per l'appunto, scrivete la vostra opinione qua sotto. Passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video.